bene. Quando sarai pronto e le nostre reclute torneranno con i segreti della navigazione, potrai esplorare e reclutare in ogni terra. È una grossa tentazione, ma il mio posto è a Port-au-Prince, a The Wharf. Non posso partire. Crea una marina dei Maroon. Non dubitare della mia gratitudine, Adewale. Questa nave è una grande benedizione e la conoscenza dei mari ci sarà molto utile. Però i Maroon non mirano a un impero, ma soltanto all'indipendenza nella loro terra. Oh, cazzo. Ma ascolta bene. Potrai comandare una marina e non solo una nave. Quando avremo finito qui. Tenetevi forte! Marina, una flotta si chiama. La marina è una cosa, una flotta è un'altra. Ade, Augustin ha saputo di un'altra nave di schiavi da intercettare. Ti prego di rifletterci. Ordini speciali dal tuo confidente, il governatore? No. Vogliamo parlare del fatto che stava piovendo qua dentro? Hai liberato, hai seminato il panico fra i francesi. I francesi hanno solo ciò che si meritano. Non è così semplice. C'è il coprifuoco. Le punizioni sono più dure e frequenti. Tu aiuti coloro che liberi, ma il prezzo lo pagano gli altri. È il prezzo per l'indipendenza. Prima Augustin darà inizio alla rivolta. Prima tutti gli schiavi vivranno in pace, da uomini liberi. Il governatore De Fayet minaccia vendetta. Allora c'è lui dietro. No, Adewale. Non una parola. Non dire nulla. È ora della morte. Quando eri pirata, hai assaltato navi di schiavi? Parecchie, sì. Ma quando stavo con Kenway, si mirava solo al bottino. Al bottino e a informazioni per ottenerne altro. Hai mai pensato di intervenire? Buon quartiermastro sa tenere per sé le proprie opinioni, se ha intenzione di rimanere quartiermastro. Ma sì, il pensiero mi ha sfiorato la mente. Da quando gli assassini mi hanno offerto l'opportunità di perseguire altri scopi, ho chiuso con il saccheggio. E anche con le navi di schiavi? No, perché anche da assassino ne ho incrociate parecchie. Ma non rinnego gli anni trascorsi come pirata. Hai assaporato la libertà. Loro hanno fatto di me ciò che sono. Una volta finito, anche tu dovrai ringraziare i pirati per l'addestramento. Sì, capitano. Beh, effettivamente. Siamo lontani. Guardo! Andiamo via dal vento! Datemi velocità! Pronti a ruggire! Aspetta, aspetta, guardo! Ora! Perfetto, 3-2-1. Fuoco! Piegate le vele al vento! Tira i coltellacci! Tenetevi! Preso! Ci hanno colpito! Ci vorrà, ma non sono danni fatali! Fuoco! Mettiti fuori tiro! Ci affonderanno! Meno vele! Via dalle raffiche! Devo ammettere che avete una buona mira, eh? Ho dimenticato di calcolare le distanze e il movimento. Ma non mi stavi neanche mirando in quel momento, amico. E fuoco! Buono. Direi ultimi colpi. Molto difficile, ma ora! What? Come è affondata l'altra? Ah. No, affonderanno la nave. Affonderanno la nave se non agiamo in fretta. E che ci vuole? Fuoco!
Non aveva vita. Ma non aveva vita. Pronti al fuoco! Fuoco! Chiudete gabbie e controvelarci! Capitano Ade, dobbiamo agire in fretta! Via le vele alte! Non è che la stanno affondando, cioè... Stanno sparando a me. Fuoco! Aprite le vele, ci muoviamo! Capitano, ho paura! Gabbie e controvelacci! Mano alle drizze! Via dal vento! Spero che abbiate fatto pace con Dio! Io la devo abbordare, effettivamente. Bello questo momento di sospenso in cui non si sente niente. Fantastico. Via. Vado di sotto. Crollate i fuochi, poi preparate l'esperto crede ad accogliere i superstiti. Sempre che ce ne siano. Ah, ho capito. In modi diversi sono. Ce n'è un ultimo. Ade? Aiuto! Aiuto! Vabbè, lasciamo stare. Che cosa stava distruggendo prima? Ma vabbè. Vai, 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 vai. Ma non possiamo fare quello con la spada e basta, che è molto più facile? Ok, spada. Beh, Ade, sembra che la nave stia affondando. Bella. Il fatto che tu sia in vita, come cazzo pensi di andartene da qua? Ma vaffanculo. E come... Ah. Ma vaffanculo. Siete ancora... Vi posso liberare? Prima di tutto dovrei uscire io dall'acqua. Ma scusa, ci sei precipitato in faccia. Va bene. Mi sa che stavolta li devo lasciar morire. Devo ammettere che questa scena non è malaccio.
se vi siete impegnati solo per fare questa, a me va bene lo stesso. Sono sopravvissuto. Però e la nave mi ha abbandonato. Ok. Pagherà con la vita. Il mio credo me lo impone. C'est la main. C'est à te. La vendetta non serve. Eliminato Defaillé, un altro tiranno prenderà il suo posto. La sua morte darà speranza ai giovani guerrieri. Non devono rinunciare al sogno della libertà. E la morte di tutti loro. Alcuni erano solo bambini. La vendetta è la base degli assassini. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!